Cari amiche, cari amici di Rossini TV, benvenute un'altra serata insieme a noi, insieme a Check Up Obiettivo Salute, insieme a Rossini TV, insieme a Fisioradi Medical Center che ci ospita anche quest'anno in questa serie di incontri con tantissimi specialisti, con tantissimi medici, con tantissimi fisioterapisti. Questa sera nostro ospite sarà il dottor Sebastiano Calpona che abbiamo già incontrato l'anno scorso in occasione della prima andata in onda di questo programma. Il dottor Sebastiano Calpona è un oncologo, ma è un oncologo che si occupa di salute a 360 gradi. Parleremo con lui di osteoporosi, questa antipatica e brutta patologia che comunque riguarda l'apparato scheletrico delle persone, in quanto proprio va a creare dei seri problemi per quello che riguarda le nostre ossa. Dottor Sebastiano Calpona, buonasera. Grazie, Buonasera, ben trovato, ben ritrovato. infatti l'abbiamo già detto, ci eravamo incontrati col dottor Calpona anche l'anno scorso, l'abbiamo anche definito nell'introduzione, specializzato in oncologia, ma con una visione medica a 360 gradi. E non a caso oggi, prendendo spunto peraltro dalla giornata dell'osteoporosi che si è svolta il mese scorso, nel mese di ottobre, a livello nazionale, vogliamo parlare di questa patologia. C'era uno slogan, vero, riguardante proprio questa giornata. Sì, come tutti gli anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità sponsorizza, sensibilizza il tema dell'osteoporosi e ha individuato nella giornata del 20 ottobre quella che è effettivamente il giorno in cui viene fatto un focus, un'attenzione. Anche quest'anno abbiamo uno slogan, è quello di sensibilizzare il paziente nei confronti del rischio di fratturarsi. Perché effettivamente il problema maggiore nell'ambito della gestione dell'osteoporosi è quello della frattura. Frattura non irrilevante da un punto di vista numerico, non ci dimentichiamo che la stima dell'anno scorso in termini di fratture sono state circa 100.000 in Italia. È una problematica consistente, una problematica rilevante che impegna molto da un punto di vista economico, ma non ci dimentichiamo anche quello che è l'impatto soprattutto delle fratture a livello femorale da un punto di vista sociosanitario. Sociale perché naturalmente sono delle problematiche che impattano sulla persona, molte le comorbilità che rimangono, residuano dopo l'evento fratturativo, per non parlare di quello che è anche il rischio di mortalità. Non ci dimentichiamo che nell'anziano una frattura del femore vede circa un 5% di probabilità di morte entro il breve periodo e nell'anno successivo questo rischio arriva al 20% addirittura in delle casistiche. Questo la dice lunga su quella che è la necessità di agire in modo preventivo, in modo profilattico, ma soprattutto di sensibilizzare i pazienti nei confronti della frattura, che non è un evento che colpisce o può colpire gli altri, ma può colpire noi stessi. E di conseguenza lo slogan di quest'anno da parte ecco, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel privilegiare, fare il focus sulla osteoporosi è proprio questo. Fratture femorali che non sono l'unica forma di frattura che l'osteoporosi conosce, ma abbiamo naturalmente anche tra le fratture maggiori le fratture vertebrali. Eventi non secondari, anche se molte volte il pensiero possa essere questo, la frattura della vertebra spontanea, quindi senza carichi eccessivi, viene quasi considerata una normalità per chi ha l'osteoporosi, ma anche questo tipo di fratture predispongono all'insorgenza di ulteriore fratture. E anche per queste una somma cumulativa di fratture oltre le 5 poi espone il paziente anche qui a un rischio di mortalità importante. Osteoporosi, lo dice proprio la definizione, in pratica l'osso perde un po' della sua densità.
della sua consistenza, quindi in poche parole diventa più fragile. Sì, diciamo che il concetto nel corso di questi anni si sta naturalmente evolvendo grazie alle conoscenze che abbiamo da un punto di vista della biologia dell'osso. Siamo sicuramente più attenti a questo tipo di problematica in considerazione dei grossi rischi e di quelli che sono gli effetti collaterali. Abbiamo sì, possiamo avere sì una riduzione della massa ossea. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la definisce come una riduzione della massa ossea, ma non ci dimentichiamo che ci può essere anche una diminuzione della resistenza. E la diminuzione della resistenza è legata all'alleggerimento della parte interna dell'osso, quindi della parte trabecolare, che, devo dire la verità, poco viene studiata da un punto di vista della capacità strumentale, perché oggi lo strumento che maggiormente viene utilizzato per la misurazione della densità dell'osso è la MOC DEXA, quindi a raggi X, ma questa tende a studiare prevalentemente la parte esterna, la parte corticale dell'osso. La trabecolatura ossea invece in questo momento non è studiata, o meglio può essere studiata anche con questo tipo di macchinario attraverso una misurazione proprio trabecolare che non tutti gli strumenti hanno, che non tutte le tecnologie in commercio presentano. Quindi già in poche parole ha affrontato anche il tema della prevenzione, rendersi conto di come l'osteoporosi possa incidere effettivamente nelle proprie ossa e ci mette in condizione di poter far sì che gli effetti siano minori. Assolutamente, questo è l'obiettivo che noi tutti ci prefiggiamo. Nello slogan rendere consapevole del rischio di fratturarsi significa cercare di fare tutto, cercare di fare in modo per ridurre questo rischio. Ed è un rischio che noi riusciamo a ridurre concretamente mettendo in moto, mettendo in atto delle semplici azioni che riguardano lo stile di vita, quindi una corretta alimentazione, un allontanarsi da quelli che sono fattori di rischio voluttuari come il bere e il fumare, prediligere una alimentazione con un giusto apporto di calcio in relazione alla fascia d'età che si vive, una giusta quantità di vitamina D insieme a un'attività fisica adeguata. Questo è il pilastro sul quale si fonda la prevenzione dell'osteoporosi, che è un processo che deve essere iniziato nelle fasi già adolescenziali, perché è proprio nelle fasi adolescenziali che l'osso si forma e ha la possibilità di raggiungere il massimo della sua massa ossea, il picco di massa ossea. La possibilità, ecco, da parte di noi tutti di raggiungere in quella fascia d'età ciò che geneticamente ci viene concesso ma non necessariamente biologicamente raggiunto, solo di un 5% in termini di aumento ci permette poi nell'arco della vita di avere una riduzione del rischio fratturativo del 30%. E se per un qualunque motivo, in conseguenza appunto di un'osteoporosi, senza magari arrivare al caso che già detto quasi estremo della frattura del femore nelle persone anziane, che abbiamo sentito può essere davvero fonte anche di conseguenze drammatiche, se dovessimo incorrere in una frattura da osteoporosi, qual è la prima cosa da fare? Ovviamente tutto l'iter specialista, ma ci sarà sicuramente una via da seguire specifica. Assolutamente sì, questo è un problema molto grosso. Oggi purtroppo non ci sono molte realtà in grado di gestire a 360 gradi la frattura, se vogliamo parlare di frattura vertebrale naturalmente, perché quella femorale prevede l'ospedalizzazione e quindi un contesto, un percorso già instaurato. Ma in realtà le fratture vertebrali vengono gestite a bisogno, molte volte solo dall'ortopedico che si preoccupa di prescrivere, non so, il busto, oppure il paziente è costretto a recarsi in modo autonomo solo perché ha avuto dolore a fare una radiografia, poi gli viene consigliato eventualmente un ulteriore approfondimento, un passaggio successivo. Ecco, oggi noi dobbiamo guardare la frattura ossea, questo è lo step successivo in modo globale, la dobbiamo considerare una problematica che non riguarda solo ed esclusivamente uno specialista. Gli specialisti sono
molti, ma il poter andare a ferire da tutti questi specialisti inevitabilmente poi comporta per il paziente un aggravio in termini di tempo, perché purtroppo il sistema sanitario nazionale oggi attraverso un momento di difficoltà, le liste d'attesa, la pandemia che abbiamo avuto ha allungato, quindi ridotto anche la disponibilità da parte degli utenti a un peregrinaggio che secondo me, a mio avviso, non è opportuno. La possibilità di avere in un unico centro professionisti che collaborano e riescono a seguire in modo globale la problematica e il valore aggiunto. L'ortopedico, il nutrizionista, il fisioterapista, lo specialista dell'osso, come il prescrittore, ma soprattutto l'identificatore di quelli che sono gli elementi, di rischio presenti contemporaneamente o comunque all'interno di un percorso ben codificato, e il valore aggiunto permette di ridurre i tempi e soprattutto di ottimizzare la gestione dell'evento stesso. E non a caso, dottore, questa intervista l'abbiamo fatta a Fisioradi Medical Center, che proprio si pone l'obiettivo di affrontare le patologie in questo modo. Per me, devo dire, lavorare in questo centro è un valore aggiunto, perché abbiamo a disposizione tutti questi professionisti, professionisti validi, professionisti che collaborano e lavorano gomito a gomito, professionisti che sono sensibili nei confronti di questa problematica, ma soprattutto nella gestione temporale della problematica stessa. Quindi entrare in una struttura, in un poliambulatorio come questo, significa avere a disposizione tutte le figure in un tempo assolutamente ridotto, che è il valore aggiunto. Grazie dottore, davvero è stato molto interessante perché l'osteoporosi è una patologia conosciuta, si sente tanto parlare di lei, ma saperne sempre di più davvero può aiutare tutti noi ad affrontarla meglio. Grazie dottore. Grazie a voi per la vostra presenza. E grazie a voi per averci seguito fino adesso, alla prossima puntata.